Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Per chi mi segue già da un po', sa che realizziamo insieme tanti progetti. Molti di questi sono proprio per le principianti. Oggi realizziamo insieme un progetto facilissimo ed è un'idea bomboniera, quindi cambiamo nuovamente argomento. È un'idea bomboniera. Questo qui, come vedete, io non l'ho ancora terminato perché ho soltanto fatto un pezzo e adesso lo voglio completare con voi. Ovviamente lo iniziamo insieme un altro. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del carta modello che vi faccio trovare ovviamente in descrizione, sempre da scaricare gratuitamente. Avete bisogno delle forbici. Io ho, vabbè, le forbici per la carta, per tagliare il carta modello. E delle forbicine più piccoline o più grandi, dipende come andate comodi nel tagliare il progetto. Io ho utilizzato le forbicine piccoline per tagliare il fiocco e le forbici più grandi per tagliare tutta la forma di Minnie. Poi potete utilizzare o uno stuzzicadente. Io in questo caso ho utilizzato un cacciavite per fare la forma, ma potete utilizzare tranquillamente perché mi era più facile, lo avevo a portata di mano. Potete tranquillamente prendere uno stuzzicadente. Poi vi faccio vedere per cosa vi serve. E avete poi due modi, insomma, due scelte. Potete rendere questa idea bomboniera una calamita, quindi ci mettiamo la calamita dentro, lo facciamo diventare una calamita, oppure ci possiamo mettere una stecchetta di legno e renderlo anche più carino visivamente. E ovviamente con la stecchetta diventa anche più facile poter fare la confezione per la bomboniera. Quindi a voi la scelta. E poi ovviamente abbiamo bisogno della colla a caldo. Quindi andiamo a prendere la nostra gomma Eva. Io ho preso questa nera brillantinata per fare la base e ho preso questo colore viola brillantinato. Ovviamente il fiocco lo potete fare rosso, potete farlo di un altro rosa, insomma del colore che preferite, li potete appunto personalizzare. Allora partiamo dalla base. Avendo la parte brillantinata come dritto, diciamo così, mettiamo il rovescio rivolto verso di noi, quindi con la parte, se vedete, quella più matta, e andiamo ad applicare la nostra mini in questo modo. Quando applicate il cartamodello, cercate di fare meno sfrido possibile, di modo tale che non andate a consumare inutilmente tanto materiale e potete riutilizzarlo anche per altri progetti. Quindi cercate di fissarlo sempre in una maniera che poi potete utilizzare molto altro. Adesso andiamo a, facciamo così, vi faccio fare prima le forme e poi abbiamo il fiocchetto. Il fiocchetto, come vi ho detto, io l'ho fatto con il rosa. In realtà è un lilla, un glicine. Quindi andiamo a tagliare questo pezzettino. Ecco qui. E togliamo da parte. Adesso io lo utilizzo scusate, con il cacciavite, però potete utilizzare tranquillamente uno stuzzicadente. E dobbiamo andare a fare la forma della nostra mini. Quindi anziché questa volta utilizzare un gessetto da sarta, utilizzeremo questo. Perché? Perché il gessetto da sarta lascerebbe tutto il bianco intorno e, visto che è un lavoro che noi andiamo a tagliare, dopo si vedrebbe il bianco qui. Quindi preferisco utilizzare uno strumento del genere. In realtà, chi lavora molto con la gomma Eva, con la gomma crepla, detta anche gomma crepla, ha proprio un accessorio per contornare sulla gomma. Quindi esiste realmente in commercio questo accessorio. Io, in tutta sincerità, non ce l'ho ancora.
Questo è solo un lavoro di precisione, ma il resto è davvero facilissimo. Togliamo il primo cartamodello e come vedete è venuta fuori già la forma, dopodiché sarà anche più facile andarlo a ritagliare. Andiamo a fare anche la forma del nostro fiocchetto e poi procediamo al taglio. Come vedete, io questa volta non sto staccando per niente la telecamera perché voglio farvi vedere proprio ogni passaggio, essendo dei passaggi molto semplici, ma comunque dettagliati. Vedete come io sto andando piano per fare la forma? Soprattutto per il fiocchetto noterete che ci sarà un po' più di difficoltà, appunto proprio perché è piccolino. In merito alle dimensioni, io ovviamente vi metto una dimensione che ho fatto io, però visto che il cartamodello ve lo potete stampare nella dimensione che più preferite, se lo preferite più grande o più piccolo, vi basta semplicemente andare a mettere la percentuale della stampa più piccola, per esempio se la volete più ridotta, oppure più grande se volete la forma più grande. Allora, abbiamo fatto anche la nostra forma. Nel nostro fiocchetto, vedete? Ora andiamo a ritagliare. Allora, visto che questa è più piccolina, io utilizzo le forbicine piccoline. Quando fate la parte tonda, cercate di non togliere le forbici dalla gomma e andate a girare mantenendo il progetto con l'altra mano. Vedete? Un pezzo è stato fatto. E adesso con le forbici grandi andiamo a tagliare la base. Fate sempre attenzione alla parte angolare. Quanto ci abbiamo messo? Adesso con la colla a caldo andiamo ad attaccare il nostro fiocco e poi a questo punto deciderete se attaccare l'asticina, questa di legno, oppure la calamita. Io utilizzerò la calamita. Allora, stacco solo per attaccare la colla a caldo. Eccomi qua. Allora, andiamo ad attaccare il nostro fiocco. Mettiamo un po' di colla qui al centro e andiamo ad incollare questa parte qui. Vedete? Incolliamo anche quest'altro.
Essendo gomma Eva, vedete che la presa è veramente immediata. Che dietro venga così a me non interessa, perché verrà comunque, in caso di calamita, viene comunque attaccata al frigo. Allora, io personalmente ho deciso di metterci la calamita, quindi ci tolgo il pezzo di calamita che mi occorre, metto un po' di colla dietro alla calamita. Ed incollo qui. Faccio la stessa cosa per quest'altra mini. E il progetto è terminato. Spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto e che ti sia servito come idea per una bomboniera, per una nascita, sicuramente perché comunque, o per un compleanno, sai, quando si fanno un anno, 2 anni, le bimbe, i bimbi, può essere un'idea come bomboniera da dare ai bambini. Ti aspetto al prossimo video tutorial e intanto ti auguro buone creazioni. Ciao!